Vado. Ma d'altronde. Va bene. Vado. Vai. Vado io. No, vai tu. Ragazzi, sono momenti drammatici per noi. Dopo un anno di attività su YouTube, come tutto tech, siamo impazziti. Siamo impazziti. Abbiamo fatto la cancellazione del device dall'app IHC4U del Broadlink RM Mini 3. Tutto questo solo per voi! Solo per voi e tutto questo per poter rifare quel video che, ahimè, ci hanno mutato dal minuto X in avanti. E quindi abbiamo... Questo è per dimostrarvi che abbiamo iniziato sul serio a dedicarci al nuovo video Broadlink RM Mini 3 configurazione e installazione. E per di più, doppio lavoro, two gusties make a one. Sì. Dobbiamo farlo su un dispositivo e sull'altro. Abbiamo anche l'amico Fritz nuovo. Perché esatto. Noi non raccontiamo baggianate, perché abbiamo promesso che rifacevamo questo video e quindi adesso, a parte gli scherzi, abbiamo cancellato sul device, poi vi faremo vedere dopo come si fa. E non da lì penso poi... che interessi molto, ma lo faremo vedere. Vabbè, noi lo facciamo vedere, esatto. come monito per dire ci siamo lì. Esatto, guardate come ci si rovina la vita da soli praticamente. Anche perché adesso appunto dobbiamo ricominciare tutto da capo. Ci tenevo a dire che la cancellazione del device e di tutto quello che era collegato al device non è la cancellazione dell'account, quello lo teniamo buono perché tanto è come partire da zero avendo fatto solamente il primo step. Quindi niente ragazzi, oggi non vi invitiamo a far nulla, però visto quello che stiamo facendo, diffondete la voce e iscrivetevi al canale, veramente. Non diciamo nient'altro. Assolutamente. Vi lasciamo con le immagini della cancellazione e non abbiamo neanche la forza di chiudere questo video. No, niente Siesa, niente. Ciao, basta. Ciao. A posto. Allora, scusate ma sono momenti veramente difficili. Quello che sto per fare cancellerà il lavoro di due persone, due fratelli che ci hanno messo 9 ore a fare questo lavoro. Quindi con sommo rammarico procedo all'azione di cancellazione del device Broadlink RM Mini 3. Torniamo seri. Allora, basterà cliccare, una volta entrati in EHC4EU, sul disegno, sulla foto del RM Mini 3. Si aprirà, vi farà vedere a che cosa è collegato, quindi TV e Sky. I tre pallini in alto a destra. E sotto l'ultima voce è quella del... Ta-na-na-na, delete device. Marco, con la tua benedizione, io procedo a cliccare su quel tasto. Vadi! Io vadi, eh? Vadi. Che fa, mi dà del tu? No, è lei. Ah, pensavo fosse congiuntivo. Ragazzi, clicchiamo. E giustamente dice... Ma sei scemo? Sei sicuro dopo tutto quello che avete fatto a cancellare? Ebbene sì, cancelliamo. È stato cancellato con successo. Adesso avete la schermata pulita, l'unica cosa che rimane è il login che abbiamo registrato, però quello assolutamente non è un problema. Da qui poi partiremo a farvi vedere come si riconfigura sia con il dispositivo Amazon sia con il dispositivo di Google.